aveva giocato anche nel anche in questo torneo lo scorso anno, aveva perso dal belga Dofresne in 4-7 l'anno scorso, quindi non è mai andato al quinto, quindi anche la possibilità di sapere amministrare le energie è ridotta, è diciamo una novità assoluta per Thomas Johansson. 30-15 intanto in questo primo game del quinto set. Risposta distinto di Becker, Johansson rimane fermo. Grande risposta, ci vuole un colpo straordinario. Guardate, Becker proprio si leva la palla dallo stomaco con un, una reazione, un tempo di reazione straordinario. 30 palle. Intanto Silvia Farina e Laura Golarsa hanno perso in 3 set da Schwend Huber e Gumi sta conducendo per 5-3 nel terzo set, un set pari con David Wheaton. Bella accelerazione di dritto di Johansson. 40-30. Fuori la risposta di Becker. 1-0 Johansson nel set decisivo. First game, final set. Un weekend così è solo su Telepiù 2. Vantaggio, 4 volte meno calorie dello zucchero su dolci e bevande. Venuto dalle tribune del campo numero 1 dove sta giocando Boris Becker contro Thomas Johansson. Vedete il punteggio in corso di pressione, siamo al quinto set, 1-0 Johansson. Siamo vicini alle 2 ore e mezza di gioco, un'altra maratona per Boris Becker, già nel primo turno si era salvato in 5 set contro Greg Rusedski, il canadese è diventato britannico. Becker al servizio. Grande risposta di Johansson, 0-15. Love 15. Quiet, please. Thank you. Finisci pari. 15-0. Da notare la miss di gioco di Johansson, elegantissimo. Sono 2 ore e mezza che è in campo e sembra che non che sia arrivato adesso in pratica. 30-15, bello slice fuori di Becker. Compostezza degli svedesi è straordinaria. Fa dei miracoli ma non bastano, non bastano perché Becker presidia benissimo la rete. 40-15.
Quiet, please. Un'altra bella risposta di Johansson, questa volta con il diritto. 40-30. 40-30. Il giudice di sedia ha fatto spostare il raccattapalle. Non trova il tempo della risposta questa volta a Johansson, che si lamenta per la cattiva presa che aveva utilizzato. Tiene in servizio Becker, un gioco pari nel quinto e decisivo set. Andiamo a dare un'occhiata a Gumi e Wheaton. Gumi sta servendo per il terzo set. Quiet, please. Thank you. Nei confronti di David Wheaton. Accorto Becker a tenere basso il ritmo del palleggio con il rovescio, con il taglio indietro. Non può mettersi a fare gara di corsa o gara di pallate dal fondo con un giocatore che ha due fondamentali molto buoni, molto penetranti. Continua ad affettare, vedete Becker, e accelera all'improvviso. Attacco con la palla corta di Becker, non riesce a lavorare questa palla da una posizione difficile per un colpitore bimane. Palla bassa e stretta è un problema. Johansson tenta di risolverlo utilizzando una presa ad una sola mano, non ci riesce. 0-30. Ancora una palla difficile da amministrare per Johansson, che utilizza una presa occidentale molto accentuata. Palla di Becker tagliata e bassa, Johansson finisce per sotterrare il dritto. Ci sono tre palle break per il tedesco. Chiamato l'out. Palla sembrava francamente buona. Piccolo scuotimento di testa da parte di Johansson e nulla più. Modelli di comportamento davvero inimitabili sono i giocatori svedesi. 15-40. Becker a sfruttare la seconda palla break, toglie il servizio a Johansson e passa a condurre per 2-1 nel quinto e decisivo set. Becker leads 2-1. A febbraio su Telepiù 1 i film che hanno fatto passare alla storia un grande uomo di cinema italiano. Per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto e il cattivo, Giù la testa, Il mio nome è nessuno, C'era una volta in America, Il colosso di Rodi, Sodoma e Gomorra. E in esclusiva assoluta per il piccolo schermo, la versione integrale e restaurata di C'era una volta il West,
il primo passo di un importante progetto sull'opera di Leone a cura di Telepiù 1 e del Centro Sperimentale di Cinematografia. Tutti i film di Sergio Leone, un mito del cinema. A febbraio solo su Telepiù 1. Mondeo. Vantaggio Ford. Isostar, la forza dissetante. Boris Becker, eccolo, che si appresta a servire. È appena riuscito nell'impresa, mentre scoccano le 2 ore e mezza di gioco, vedete nell'orologio sul campo, si è riuscito nell'impresa di togliere il servizio all'avversario. E adesso si appresta a servire in vantaggio per 2-1. Tutto sommato una buona prestazione al servizio da parte di Becker, che ha trasformato praticamente 4 prime palle su 5. Con la seconda il suo saldo è leggermente negativo, meno di un punto su 2. Giustamente Johansson viene avanti, cerca di prendere l'iniziativa, deve evitare che sia Becker a farlo, però vengono fuori dei difetti di volo. Tempo sulla volée abbastanza buono, un'esecuzione forse un po' troppo ampia. 15-0. Oramai c'è un urlo ad ogni scambio, da una parte i tifosi tedeschi, dall'altra quelli svedesi, variopinti, con la bandiera del loro paese disegnata sul viso e sul corpo. Becker non riesce il successivo pallonetto. 30 pari. 31. Per Boris Becker. 40-30. Ed è il numero 15, tiene il servizio Becker, sale a 3-1 nel quinto set. Becker decisamente positivo attualmente, positivo anche nelle cifre complessive della sua partita, nonostante il riporto negativo dei primi 2 set. Becker che ha fatto in media 2 punti su 3 nelle discese a rete, che sono circa 100, 91 per l'esattezza, e ha fatto 60 punti. Soprattutto Becker che ha servito più del 50% di prime palle, trasformando 4 prime su 5 praticamente una prima su 2, quindi un Becker con dei numeri di efficacia, con delle statistiche di efficacia alla battuta abbastanza buone. 15 long.
Dall'altra parte c'è Johansson che non ha demeritato fino a questo momento. 15-0 intanto lo svedese al servizio. Ovviamente la distribuzione dei punti di Johansson è diversa da quella di Becker, il quale ha ottenuto la maggior parte dei punti col servizio e con i colpi di volo, mentre Johansson ha ottenuto la maggior parte dei punti con i colpi di rimbalzo. 24 punti vincenti su 32 ottenuti con i fondamentali dal fondo. 30-0. Questo è in dipendenza delle caratteristiche dei due giocatori. Becker nel corso della carriera si è trasformato da un giocatore di serve and volley puro a un giocatore a tutto campo. Viceversa Johansson pare più un attaccante dal fondo. 40-0. Johansson deve tentare di non perdere la scia di Becker, gli deve stare il più possibile attaccato, già un break di svantaggio. Deve assolutamente fare questo game per rimanere nella partita. E lo fa. Becker è figo a spostarsi su un colpo molto profondo dello svedese. Viene il servizio Johansson e Becker che conduce per 3-2 e sarà il tedesco a servire dopo il cambio di campo. Quanti tornei ha vinto Boris Becker nella sua carriera? Chi è stato il capocannoniere della Serie A nella stagione 93-94? Gioca e divertiti! Telefonando all'1-666-66-1923 potrai vincere dei bellissimi premi. Segui gli appuntamenti quotidiani e settimanali con le nostre rubriche. Ti aiuteranno a indovinare. Se hai la risposta giusta, gioca e vinci con Telepiù 2. Telefona all'1-666-66-1923. Mondeo, vantaggio Ford. Boris Becker accolto da un'ovazione mentre si appresta a servire. La stessa cosa succede per Thomas Johansson. Partita abbastanza divertente e di un certo impegno tecnico. La spettacolarità è garantita dal confronto di stili. Ready for play. Johansson più giocatore di fondo, Becker più giocatore di attacco. Becker al servizio. Siglia bene la rete Becker, 30-0, intanto Bumi ha vinto il terzo set contro Wheaton, quindi 2-7-1 per l'argentino che nel terzo set si è imposto con il punteggio di 6-4. Quiet please. Ace di Becker, il 16esimo. 40-0. Non trova il tempo, non risposta. Johansson, Becker tiene il servizio a zero. E si fa 4-2 nel set decisivo. Becker leads 4-2. Tipo australiano sembra essere per Becker. Abbiamo visto una bandiera australiana agitata a favore di Becker.
si può contare anche su uno sparuto gruppo di tifosi tedeschi. Può contare soprattutto sulle proprie risorse di grande agonista. Johansson al servizio commette un doppio fallo e il quarto della sua partita. Bravo Johansson, capisce che il momento è delicato e deve essere lui a tenere l'iniziativa. Lo fa con puntualità. 15 pari. A 15. 30 a 15. Cambio da fondo, non è strano che sia Johansson a prevalere, ci si chiede solo perché Becker lo accetti. 40-15 sull'errore di Becker, con lo svedese al servizio. Becker che in questo set ha trovato la sua massima velocità al servizio, 202 all'ora, anche Johansson è sopra i 200, ha servito al massimo a 201. Eccolo lì Johansson, ace, e il quarto. 4 giochi a 3 per Boris Becker, che servirà dopo il cambio di campo. Trattieni il fiato, è arrivato il momento. Trentesimo Super Bowl da Phoenix domenica 28 gennaio in esclusiva su Telepiù 2. Vantaggio, 4 volte meno calorie dello zucchero su dolci e bevande. Derby blu. Eccolo qui i tifosi tedeschi. Eccoli qui i tifosi tedeschi, Boris Becker cerca di allungare fino al limite possibile la stop, deve recuperare le energie, deve trovare la determinazione per servire al meglio. D'altronde il servizio fino a questo momento lo ha molto assistito, una delle giornate migliori del servizio, sopra il 50% con la percentuale di prime, 16 ace e solo 3 doppi palli. Sono numeri importanti, e sono maggiormente importanti contro giocatori del tipo di Johansson che devono essere pressati, devono essere mantenuti in difesa, altrimenti diventano molto pericolosi. Becker al servizio sul punteggio di 4-3. Un po' fortunata la prima volta di Becker. 15-0. 15-0.
risposta di Johansson. 15 pari. 15 ore. Segno Johansson con il passante di rovescio, 15-30. Fatto quasi tutto con la risposta, Johansson ha messo Becker in condizione di giocare una delle volée precarie, in condizioni precarie in equilibrio. Quindi c'era tempo, c'era più tempo per il passante. Quiet, please. Thank you. Ace di Becker che ricorre al servizio, 17° ace per lui. 30 all. .180 all'ora, non una grandissima velocità, però molto taglio. Fortunato questa volta Johansson, si è mosso davvero come un fulmine sulla volée di Becker, si è mosso come un fulmine, guardate, primo passante, volée di Becker quasi sulla linea, si muove molto bene, la palla viene corretta dal nastro, quel tanto che basta probabilmente a farla uscire, 40-30. Servito al centro ma con molto taglio, 18° ace per Boris Becker che conduce per 5-3 e comunque si è guadagnato il diritto a servire per il match, anche se questo game con Johansson a disposizione, con Johansson che servirà dovesse andare male. Quiet please, ready for play. Thank you. Ha un primo miracolo Becker, niente da fare sul secondo passante. 15-0. 15 love. Di Johansson, il quinto, 30-0. 30. Per sottolineare la prestazione di questo giovane ventenne svedese che tiene il campo come un veterano e alla terza prova dello slam della carriera. Pure tiene testa Boris Becker con grande personalità. 40-0. Fuori. Thank you. E un altro ace di Johansson, il sesto. Tiene servizio lo svedese. A 0. Sale a 4-5, ma sarà Becker a servire per il match dopo il cambio di campo.
Serie B. Sabato 20 gennaio in diretta alle 20.30 Palermo Reggiana. Domenica 21 per la A in diretta alle 20.30 Piacenza Lazio. Solo su Telepiù 2. Mondeo. Vantaggio Ford. Isostar. La forza dissetante. Il campo numero 1 in diretta da...